Welcome in my channel from Lily Fede Papewicz. Oggi volevo farvi vedere come si può realizzare da un collage che è completamente fatto da me, quindi realizzato completamente da me. Questa è la mia carta ed è la carta di Lily Fede Papewicz ed è unica ed è curata in ogni minimo dettaglio. Come vedete, io ho stampato già il foglio per voi, l'ho stampato questo in un foglio di carta premium HP, perché la mia stampante è HP, e come vedete il foglio è un po' liscio, non è un foglio fotografico, però è un foglio che ha una grammatura di 120, quindi è differente dal foglio che potete vedere qua, l'ho stampato anche qua. Questo è il foglio normale di fotocopia, come vedete molto più grosso, e la qualità dell'immagine giustamente è leggermente superiore, perché il foglio premium color, cioè i fogli adatti per stampe colorate, riescono a prendere il colore ma non ad assorbirlo, come fa invece il foglio ruvido, più ruvido della carta della stampante. Questo è molto importante, perché io, vendendo digitali, ho imparato anche questa cosa qua. Vi ricordo che io sono nuova per quanto riguarda i digitali, però mi piace molto creare collage, la mia passione, e quindi li creo sia manuali, quindi pezzo per pezzo, incollato eccetera, e poi li scannerizzo, oppure si fanno anche digitalmente con tutti i pezzi sempre ricercati. Alla fine il lavoro è uguale, ma è fatto digitale completamente. Questo è molto bello perché, come vedete, è pieno di pizzi dappertutto ed è molto carino. Questa parte ovviamente io l'ho adattata alla mia stampante, come vedete quando io scrivo anche adattate nella vostra stampante eccetera, significa questo, perché il foglio è A4, però non sempre esce perfetto di quella posizione, perché dipende anche dall'apparecchio che avete. I collage sono molto carini perché potete utilizzarli sia come foglio per i vostri journal, se li piegate in due, comunque avete due facciate, potete anche qua rivestirlo con un'altra carta, tipo per esempio di questo colore, così avete il foglio da una parte chiaro e da una parte, per non lasciare il bianco, dico. Potete stamparlo in carta vellum, potete stamparlo in cartoncini più grossi, potete stamparlo anche in carta adesiva. Quindi sono molto molto carini, e poi sono molto versatili perché hanno tante cose che voi potete anche ritagliare, cioè alla fine avete tante cose effemera, cioè sì, ci avete un foglio, però avete un pacchetto completo. Adesso io voglio farvi vedere come si possono fare varie tag con un foglio del genere. Quindi intanto adesso proseguiamo con il lavoro e vi voglio far vedere e lavorare insieme con me, magari vi divertite a guardarlo e fate anche voi. Intanto si prendono dei cartoncini per rivestire la tag, per non lasciare il foglio liscio, cioè morbido. Si cerca di mettere sotto un cartoncino, che può essere, io adesso ho preso un foglio normale di un album che avevo, che è cartoncino comunque, oppure io riciclo molto, quindi questo è un pacchetto di cioccolatini e quindi lo riciclo, e qua anche ci stanno le tag, come potete vedere. Quindi qua si mette un template, che può essere sia un template che avete già fatto, per esempio questi che li stavo facendo per Pasqua, e li ritagliate, li incollate, ritagliate le forme e poi incollate la forma sopra il cartoncino. In questo caso dovete incollare la forma del foglio che volete creare la tag, e poi sopra si mettono tutte
cose, diciamo, a collage. Oppure, se avete la Big Shot o un'altra macchina tipo quelle elettroniche come la Cricut, la Silhouette, insomma, quelle che avete, potete avere appunto anche il template. Questo l'ho fatto da un foglio di Amazon, si vede, un template fatto ad hoc, e questo è un po' più piccolino, è tondo, vabbè, almeno per avere la forma, infatti questo ci sta benissimo. Adesso iniziamo con il lavoro e finiamo con la mia voce. Vi ricordo che ci sono le traduzioni su YouTube, quindi potete assolutamente aspettare la traduzione, non è perfetta, però potete capirmi. Come vedete, ho già creato tutte le tag, ho creato un paio per farvi vedere appunto il risultato, perché viste tutte insieme sono molto carine. Ci ho messo anche degli abbellimenti, come vedete il pizzo, anche qui il pizzo, ci ho messo nel buchino l'adesivino, quindi come vedete sono tutte diverse, sono molto carine, create sempre dal foglio mio collage. Quindi da un collage si possono fare tanti abbellimenti per i vostri journal, per le vostre creazioni, tag da aggiungere anche a bigliettini regalo, a qualsiasi cosa che a voi piace. Come vedete sono tutte diverse, sono le
progetto è molto carino quando sono viste tutte assieme. Spero che vi piacciono e che potete prendere spunto anche dalle mie carte, che sono molto vintage. Questa è la mia carta. Oppure potete prendere, ho preso questa parte qua, ho creato uno strip più o meno di... Io vado molto ad occhio quando creo. Sì, diciamo che un 4 cm può andare bene e si creano appunto dei ticket, quindi dei biglietti, dei ticket, e si prende lo strip, si piega in due e poi si ripiega di nuovo su se stesso. Si prende il cutter e con la parte, non per fare il tondo, ma per fare la parte come quando si apre la busta, si fa negli angoli, si cerca di farlo bene negli angoli e si fanno questi motivi qua, cercando di farlo il miglior possibile. E anche questo è un metodo per fare da voi i ticket. Adesso io lo sto facendo molto con voi, diciamo un po' per farvi vedere un po' come viene l'effetto, che poi si apre. Come vedete, questi sono, si creano dei ticket che sono molto carini. Voi potete evidenziare con un colore. Io adesso qua ho una penna ad inchiostro. Potete evidenziare le parti, diciamo come meglio volete. Potete farlo anche dorato, argentato, insomma come meglio vi aggrada. Sono molto carini. Io li ho fatti, ho fatto anche il video tutorial in un altro video tempo fa, e li avevo fatti di carta craft, dove ho utilizzato anche dei timbri, però volendo si possono fare tranquillamente anche con la carta già stampata. Si crea, diciamo, la parte, diciamo, carina. Poi volendo una se le può anche abbellire. Poi, per completare l'opera, si prende questo punteruolo, che è il punteruolo che di solito si usa per fare per inserire i fogli nel Jourdan, quindi per fare i buchi e per inserirlo nella copertina, e dove c'è la parte più fine si fanno i buchi e si crea proprio l'effetto. Adesso qua ovviamente, ragazze, c'è è tutto colorato, quindi magari, però l'effetto è molto carino. Potete anche passarci il distress nei bordi, in modo che viene l'effetto anticato, e qua si crea diciamo l'effetto del ticket, che se volete creare appunto l'effetto anticato, create un po' così, e questi sono i ticket, perché poi questi vanno a essere ripiegati tranquillamente, e anche questi possono essere un'effemera per il vostro journal, che sono facilissimi da fare e li potete fare anche poi voi, vi regolate con la misura. Io adesso vi ho fatto vedere la tecnica. Oppure potete prendere sempre la parte che è rimasta e potete crearci delle bustine. Potete anche rivestire le bustine che già avete, tipo non so, bustine da tè, ed esce l'effetto molto carino, perché comunque la bustina da tè, come vedete, è già bella che è pronta come bustina. Poi qua si incolla la parte, diciamo, della figura nella parte colorata, e quindi potete utilizzare. Oppure potete ritagliare per esempio questi soggetti e potete aggiungerli all'interno di una pagina di un giornale, se volete fare una cosa un pochettino più d'effetto, che dia l'effetto, diciamo, 3D. Quindi, come vedete, ci sono tantissime veramente possibilità di utilizzare questi fogli. Con questo io vi lascio la mia carta. Vi ricordo di passare nel mio negozio
è di mettere, di lasciare un mi piace nel mio negozio Etsy, di passare solo anche solo per dare uno sguardo. Presto metterò anche probabilmente degli omaggi, quindi dei freebie. Già ci sono, potete entrare nell'altro video precedente, c'ho già due video all'interno del mio canale con delle buste omaggio. Se vi fa piacere potete stamparvele e potete utilizzarle come meglio credete. Vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao belle, ciao ciao.